Bene, ben ritrovati, benvenuti. Siamo al nostro secondo incontro, la seconda tappa di questo cammino in compagnia di Matteo. Il primo incontro, per chi si fosse perso la puntata precedente, abbiamo visto sostanzialmente la nascita di Gesù dal punto di vista di Matteo, che quest'anno è dal punto di vista di Giuseppe, che tra l'altro è il brano che leggeremo domenica prossima durante la celebrazione eucaristica. Ovviamente in questi cinque incontri che faremo durante l'anno ho dovuto fare delle scelte. Allora, Gesù, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, dopo aver anche definito la propria missione, comincia finalmente ad agire. E dice Matteo che Gesù inizia dalla Galilea, in particolare da Cafarnao, che si trova sulla riva nord del lago. Matteo, pensate, la chiama la sua città, Cafarnao. Perché? Perché Cafarno è diversa da Nazareth. Cafarno era presso il mare, era un punto di incontro di varie etnie, un luogo di scambio. Perché Matteo dice che Cafarno è la sua città? Perché ci sta dicendo che abbiamo bisogno di muoverci, di fare esperienze diverse, di confrontarci, di non temere. Gesù è uno che non ha mai avuto paura del confronto. Fa bene fare esperienze diverse. Ieri proprio ero in Calabria, dicevo prima a qualcuno, per presentare il mio ultimo libro, e devo dire che una delle belle esperienze che faccio è proprio quella di incontrarmi con chiese anche diverse, con modi di vivere la fede in maniera diversa in giro in Italia. Calabria dove? Ed è nella punta proprio della Calabria, Bova Marina, ed è arricchente perché si fanno esperienze diverse davvero di chiesa. E Matteo la chiama la Galilea delle genti, chiamata così perché era in parte abitata da pagani, viene spesso ricordata da Matteo perché aveva una cattiva fama, era per una certa contaminazione, diciamo, pagana, e dai giudei erano anche ritenuti poco istruiti. È interessante, Matteo ce lo ricorda per ricordarci che Dio vuole sporcarsi in qualche maniera le mani, e Dio è uno che ama il rischio. Storicamente, probabilmente, Gesù si è spostato verso la Galilea per sfuggire a Erode, che aveva già ucciso Giovanni, avrebbe potuto nuocergli. Ancora una volta Matteo ci sta ricordando un'esperienza che gli Atti degli Apostoli faranno, e cioè che a volte eventi inattesi provocano poi il diffondersi della parola. E che cosa predica Gesù? Beh, dice una cosa che oggi spesso ripetiamo, ma di cui abbiamo perso il senso originario. Gesù dice: convertitevi. Noi oggi abbiamo un'idea molto moralistica della conversione. Noi spesso traduciamo conversione con l'essere più buono, il commettere meno peccati. Di per sé, no. Il termine convertirsi, dal greco metanoia, metanus, cambiare testa, modo di pensare, non ha nulla di moralistico la conversione ai Vangeli. Matteo ci sta dicendo subito: caro amico lettore, smetti di pensare che per raggiungere Dio tu debba diventare più buono, dire tante preghiere, fare tante penitenze. È interessante perché Gesù a tutti chiederà di cambiare, ma solo ad alcuni, adesso infatti ci sarà la cosiddetta chiamata, dei primi apostoli, ma solo ad alcuni chiede di seguirlo. Perché? Perché non si può seguirlo senza essere poi disposti a cambiare. E vedete che convertirsi non è semplice, cioè la cosa più difficile nella vita è cambiare idea su Dio. Quando mi capita di parlare in giro, molte persone dicono: è difficile cambiare idea su Dio, ci hanno sempre detto così. Quando eravamo bambini siamo stati educati in un certo modo, è molto difficile cambiare idea su Dio, e cambiando idea su Dio si cambia poi idea su noi stessi e sugli altri. Ed è bello perché la conversione non è una condizione imposta da Dio per il perdono. Gesù non chiede di convertirci e poi ci perdona, è il contrario. Nei Vangeli tutte le persone che si convertiranno dopo essere stati perdonati. Prima c'è il perdono di Dio, poi la conversione, non il contrario. Prima che io agisca, e lui mi è già venuto vicino, gratuitamente, senza attendere nulla da me, allora io cambio vita. E nei Vangeli tutti i personaggi cambieranno vita, pensate a Zaccheo, ma tutti cambieranno vita dopo essere stati perdonati.
Padre Vannucci ha scritto: «La verità è che noi siamo immersi in un mare d'amore e non ce ne rendiamo conto». La verità è che noi siamo immersi in un mare d'amore e non ce ne rendiamo conto. Cioè il suo amore non è condizionato al mio agire. È Dio, come ho scritto nel precedente libro, Dio ti ama gratis, gratuitamente, non vuole nulla. E poi c'è l'annuncio tanto atteso. Il regno dei cieli è vicino. Ecco la bella notizia, Dio si è fatto vicino. Stanco di essere frainteso, ha scelto di raccontarsi. A noi oggi è il compito semplicemente di voltare lo sguardo. È interessante perché la proposta di Gesù non riguarda una dottrina religiosa di per sé. Al centro c'è la relazione con Lui. E Gesù, se vi ricordate, raggiunge i primi apostoli nel luogo di lavoro, stavano pescando. Interessante, Dio non chiama nella sinagoga, non chiama nel tempio, non chiama in chiesa, non in un momento di preghiera, ma sulla riva del lago, e il Signore lo incontriamo nei posti della nostra quotidianità. E Gesù li invita a stare con Lui. Marco lo dirà in una maniera stupenda, li chiamò a sé perché stessero con Lui e per mandarli evangelizzare. Innanzitutto stare con Lui, poi dopo evangelizzi. Prima ascolti Dio, poi dopo al limite evangelizzi. Il centro è stare con Lui. L'esperienza di fede parte da qui. È da questa chiamata a stare con Lui, a fargli compagnia sostanzialmente. Io credo che a volte il cristianesimo lo riduciamo davvero a una serie di cose da fare e da non fare. Mille impegni, mille attività in questo periodo nelle parrocchie, un turbinio di attività, con questa idea quasi come se tutto si risolvesse in un grande gioco. È come una tessera a punti, dobbiamo mettere tanti bollini per cui un giorno in paradiso ci presenteremo con questa tessera a punti e Dio sarà contento perché abbiamo fatto tante cose per Lui. Meno male che la vita cristiana non è quest'incubo, è di cose da fare per Lui. Ed è interessante perché al tempo di Gesù erano i discepoli a scegliersi il maestro. Noi questa cosa la diamo quasi per scontata, ma invece è una cosa rivoluzionaria, è Gesù, cioè è il Maestro qui che sceglie i discepoli. E dice venite dietro a me. E vedete che non è un'indicazione precisa, è un fidati e vedrai. È interessante, qui Matteo ci sta dicendo una cosa molto forte per noi. Ci sta dicendo, guarda, che se cerchi risposte chiare, soluzioni precise, regole cui appellarti, non sei adatto per il regno dei cieli. Questo non è il cristianesimo, questa è un'altra fede, questo è l'ebraismo, l'islam, ma non il cristianesimo. Cioè Gesù non ci è venuto a dare regole, non ci ha dato nessuna regola, o meglio ce n'è data una. Amatevi gli uni gli altri, che qualcuno potrebbe dire una regola un po' generica, è tutto lì. Amatevi gli uni gli altri. Cioè Gesù ci vuole coinvolgere in un'esperienza. Gesù non ci ha lasciato codici, non ci ha lasciato regole, non ci ha lasciato leggi, ci ha mostrato una strada. Questo, come amo ripetere, è la bellezza ma anche la difficoltà del cristianesimo. E non ha indicazioni il cristianesimo. È interessante, lo dico sempre, quando a Papa Francesco viene chiesto delle regole, Papa Francesco ribalta con altre domande, tipicamente evangeliche. Cosa devo fare in quella situazione? I Vangeli non c'è. Pensate alla comunione ai divorziati risposati, gli omos, tutte le tematiche anche moderne di cui spesso si parla, non c'è la soluzione ai Vangeli. La dobbiamo trovare noi di volta in volta. Gesù non ha detto nulla, nulla di tutto questo. Questa è la bellezza del cristianesimo, perché non c'è la cappa delle regole, delle norme, ma anche la difficoltà, perché di volta in volta dobbiamo tradurre noi in queste in norme. Ed è curioso che i primi quattro apostoli siano due coppie di fratelli, non so se ci avete mai fatto caso. Io mi sono sempre immaginato chissà quanti pescatori ci saranno stati quel giorno sulla riva, ma Gesù sceglie proprio queste due coppie di fratelli. Perché? Io credo che Matteo ci stia dicendo che la fraternità è la sola condizione con cui è possibile mettersi in cammino, la fraternità. Ed è interessante anche che in questo primo gruppo sono presenti i tre discepoli che saranno i protagonisti dei momenti salienti della vita di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. È interessante, loro saranno i testimoni della trasfigurazione, della resurrezione della figlia di Gairo, della preghiera al Getsemani.
Perché saranno loro tre? È perché tra i 12 loro tre saranno quelli che faranno più difficoltà a capire. È un po' quando in un gruppo avete qualche leader negativo, se voi riuscite a portarvi con voi leader negativi, portate anche il resto del gruppo. Erano i tre peggiori, Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro, lo sappiamo, mai capito un tubo fino alla fine. Giacomo e Giovanni, figli del tuono, i Boanerges, cioè teste dure, dei peperini, i peggiori. Ecco perché Gesù si porterà sempre questi tre nei momenti fondamentali. Ed è interessante perché Gesù passa e vede. Ecco, cosa vede Gesù? Il suo sguardo, davvero, lo diciamo l'altra volta, nel Vangelo di Matteo è davvero il Vangelo degli sguardi, di un Gesù che riusciva a vedere sempre oltre, perché l'amore vede sempre oltre. In Simone, perché si chiamava Simone, vede già Pietro, è la roccia su cui fondare la sua chiesa. In Giovanni intuisce già il discepolo che darà la più bella definizione di Dio: Dio è amore. E in Giacomo intravede uno anche che ha dentro la potenza di un tuono. Vedete, lo sguardo di Gesù riusciva a vedere sempre oltre, vedeva sempre il tesoro sepolto nel cuore dell'uomo. E che cosa promette loro? È una diversa qualità di vita, promette una vita intensa, vera: vi farò pescatori di uomini. E questi poveri pescatori faranno cose che non avrebbero mai immaginato. Come amo ripetere, 12 ignoranti hanno davvero cambiato il mondo, e se siamo qui è grazie a questi 12. Interessante perché ci ricorda questo, che Dio non cambia ciò che c'è attorno a noi, Dio cambia noi, Dio non cambia mai la realtà, Dio cambia l'uomo che può cambiare la realtà. E dice il testo, subito, come anche Matteo, subito lasciarono le reti e lo seguirono. Perché Matteo ci ricorda questo subito? Realisticamente non credo sia avvenuto così, non me ne vedo Matteo che ne segue, avrà detto qualcosa alla moglie: guarda, veramente me ne vado, insomma, anche solo per educazione. Però Matteo, perché ogni volta, fateci caso, ogni volta che Gesù chiama, gli evangelisti scrivono sempre subito, per ricordarci che le cose più importanti della vita spesso si fanno senza rifletterci, perché altrimenti nei pensieri si insinua la paura, l'insicurezza. Alcune volte, alcune scelte dobbiamo farle senza pensarci troppo. Sì, ci pensiamo, riflettiamo, dopodiché bisogna partire, senza stare lì a rimuginarci, ma è giusto, non è giusto, ha senso, non ha senso, è la mia strada, non è la mia strada. Anche quando abbiamo affrontato la consacrazione religiosa, piuttosto che la vita matrimoniale, a un certo punto si decide, basta. Ti ci hai pensato un pochettino, poi via, si parte, e non avremo mai la certezza. Nella fede, interessante, Matteo ci sta ricordando che prima si segue e poi si comprende, perché le cose di Dio bisogna viverle per comprenderle. Le cose di Dio si capiscono solo amando. Noi spesso vogliamo prima comprendere e poi partire. Prima devo comprendere tutto e poi dopo mi fido. Lo dice la parola stessa, fede, fiducia. Prima mi fido e poi cerco di comprenderle, è proprio il contrario. E Matteo a un certo punto inizia il lungo discorso della montagna. Dopo aver sostenuto, diciamo, le tentazioni nel deserto e aver incominciato poi la sua predicazione, Gesù, come un nuovo Mosè, sale sul monte. Io vi ricordo, per chi non c'era anche l'altra volta, che nel Vangelo di Matteo Gesù si rivolge soprattutto agli ebrei. Matteo si rivolge agli ebrei, deve presentare Gesù come nuovo Mosè. Infatti l'altra volta abbiamo detto che il Vangelo di Matteo è diviso in 5 grandi discorsi, è come il Pentateuco, e Gesù, come un nuovo Mosè, comunica la sua Torah. Questa volta però non più incisa sulla pietra, ma nel cuore dell'uomo. E dice Matteo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. È interessante che Gesù si accorge della sofferenza, del dolore, delle lacrime, delle situazioni concrete di chi lo segue, e sceglie di donarci le beatitudini, che sono rivolte, occhio, a tutti i credenti, sono rivolte alle folle, è una particolare, non sono rivolte agli apostoli, ai discepoli, ma a tutti i credenti, a tutti, e sono il cuore del Vangelo.
Cos'è che ci contraddistingue dalle altre fedi sono proprio le beatitudini. Fra un po' dirò, facendo anche un piccolo riferimento alla catechesi. Per 9 volte riecheggia la parola felicità. Beati significa felici, felicità. E nel suo elenco, queste 8 beatitudini, ci sono tutti gli uomini, i poveri, chi piange, gli incompresi, quelli dal cuore puro, gli unici in grado di vedere Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Per vedere Dio c'è bisogno di un cuore puro. Solo il manifesto, potremmo dire, di Gesù di Nazareth, le beatitudini, dicono chi è Dio e chi è l'uomo. Però, mentre Mosè era salito sul monte e aveva dato i comandamenti, in pratica Mosè aveva detto cosa bisognava fare e cosa non bisognava fare. Tutti più o meno ce li ricordiamo, anche se magari non proprio in ordine. Gesù sale sul monte e dona le beatitudini, cioè come bisogna essere, non cosa bisogna fare e non fare, ma come bisogna essere. Cioè le beatitudini ci dicono come possiamo essere, a cosa siamo destinati. La domanda che io mi faccio, nelle nostre catechesi, quanto tempo dedichiamo ai comandamenti e quanto alle beatitudini? Perché il rischio, anzi la quasi certezza, è che noi dedichiamo un tempo enorme ai comandamenti e pochissimo alle beatitudini. Vi potrei interrogare, non lo faccio, ma ognuno si faccia la domanda e si dia la risposta da solo. Credo che i comandamenti, bene o male, ce li ricordiamo tutti, magari non proprio. Vorrei chiedere se ci ricordiamo le 8 beatitudini. Anche io, lo ammetto pubblicamente, faccio difficoltà a ricordarmi l'ordine e forse qualcuno me la dimenticherei anche. Eppure noi cristiani siamo quelli delle beatitudini, perché quelli dei comandamenti, e se ci si ferma ai comandamenti, sono gli ebrei. Quando qualcuno dice io osservo tutti i comandamenti, bravo, sei un ottimo ebreo, ottimo. Noi siamo quelli delle beatitudini, che vengono aggiunte anche dopo i comandamenti. Perché qui è il senso del cristianesimo, e sono nelle beatitudini. È interessante che Gesù sale sul monte, lo sappiamo, il monte è un luogo carico di significati, e in Matteo gli avvenimenti importanti della vita di Gesù si svolgono sempre sui monti. Storicamente non c'è il monte, ovviamente. In Luca, infatti, Gesù sale su una collina. Chi va in Israele troverà una collina, non il monte delle beatitudini. Ma siccome doveva mettere il paragone con Mosè il Sine, allora Matteo lo fa andare su un alto monte. E il monte è davvero un luogo privilegiato nell'incontro con Dio. Avverranno sul monte le tentazioni, la moltiplicazione dei pani, la trasfigurazione, l'arresto, il mandato finale agli apostoli. Vedete, Matteo mette sempre sul monte questi grandi avvenimenti. E Gesù, dice il testo, si mette a sedere, e poi in greco c'è proprio Gesù aprì la bocca. È un'espressione semitica usata quando qualcuno sta per iniziare una dichiarazione solenne, solennissima. Gesù sa che il problema principale dell'uomo è uno solo. Cosa vogliamo nella vita? Vogliamo essere felici, semplicemente. Provate a pensarci un attimino. Nella vita noi vogliamo solo questo, essere felici. Il come è un dettaglio, facendo un lavoro diverso, stando bene in salute, ovvio, sposati, è tutto relativo. Noi vogliamo solo essere felici. L'uomo, ognuno di noi, dal mattino quando si sveglia fino alla sera, quando andiamo a letto a dormire, rincorriamo semplicemente la felicità. Noi vogliamo solo essere felici. Gesù lo sa, e allora da quella che per lui sarà la formula della felicità, il titolo di questo incontro è proprio questo, la formula della felicità. E ad una prima lettura superficiale, se le ricordate le beatitudini, sembra un po' un elogio della sfortuna. È felice chi piange, chi soffre, chi è malato, chi è... Uno dice, beh, insomma, mica tanto. Provate a dire a uno che sta soffrendo, sei felice? Penso che come minimo vi risponderà una parolaccia, nel migliore delle ipotesi. Gesù in fondo definisce felice chi è povero, chi piange, eppure sappiamo che non è così. Gesù sembra quasi esaltare il dolore, la sofferenza, ma non è così.
Vedete, queste sono quelle pagine che, se capite male, hanno portato avanti un cristianesimo di una tristezza infinita, dell'elogio della sofferenza, del dolore, perché così si è più vicini a Dio, ci si conquista il paradiso. È interessante che Gesù parla della felicità al futuro, perché è verso il futuro che noi dobbiamo guardare per essere felici. Ma Dio non ama il dolore né ci invita alla rassegnazione. Dio non ama affatto il dolore, anzi il dolore è da evitare, finché si può è da evitare, quando non si può evitare lo accettiamo, punto. Ma finché si può si evita il dolore. Gesù, finché è potuto, ha evitato la croce, l'ha evitata. Non è che è andato incontro alla croce, altrimenti lo faceva subito, senza aspettare tutto quel tempo. Il dolore va evitato, la sofferenza va evitata. Come facciamo per i nostri figli, che finché possiamo cerchiamo di non farli soffrire. È un'ovvietà. Chissà perché il cristianesimo a un certo punto, in maniera erronea ovviamente, ha pensato che la felicità potesse passare attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, attraverso atrocità magari. Le beatitudini ci dicono, e Matteo ce lo sta dicendo attraverso questo brano, guarda che, caro amico lettore, tu non avrai una ricompensa per aver sopportato il dolore, bravo, complimenti, sopportare il dolore, ma se vivrai in una certa logica, anche se costa dolore, sarai nella direzione giusta per godere della felicità di Dio. E qui Gesù ribalta completamente il senso della felicità. Noi abbiamo l'idea della felicità come coloro che vestono bene, magari hanno la casa in montagna, una bella macchina. Gesù non sembra essere dello stesso parere. Questa è la bella notizia. Se Gesù avesse detto, scusate, felici sono i ricchi, i forti, ma che novità sarebbe stata? Lo sappiamo tutti. C'è una particolarità in queste beatitudini, in questa formula della felicità, che forse non sempre avete notato. Solo la prima è al presente, le altre sono tutte al futuro. La volta prossima che le ascoltate, fateci caso. Solo la prima è perché vostro è il regno di Dio, le altre sono tutte al futuro. Sarete, 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 sarete. Sarete saziati, riderete, avrete la ricompensa, eccetera, eccetera. E qui le domande che i biblisti si fanno sono tante. Probabilmente Gesù le intendeva tutte come delle realtà attuali, tutte da costruire ora. Non allarghiamo troppo il campo, ma Gesù ogni volta che parlerà della vita eterna ne parlerà sempre al presente, mai al futuro. Chi crede in me ha la vita eterna, non avrà la vita eterna. Gesù ha sempre vissuto guardando al presente. Gesù non ha mai fatto una predica sul paradiso, mai fatto una predica sull'inferno, non parliamo del purgatorio. Siamo noi che parliamo sempre dell'aldilà. Gesù non ha mai parlato dell'aldilà, mai, mai, mai. Perché non gli interessava l'aldilà, Gesù interessava l'aldiqua. Perché scusate, a noi uomini interessa l'aldiqua. Io voglio essere felice qua, non un giorno. A uno che soffre, si dice, ma guarda, però un giorno sarei felice. Non so se lo consolate più di tanto, Noi vogliamo essere felici qui. Infatti Gesù si occuperà di ciò che l'esperienza dell'uomo qui, oggi, e quindi anche poi, eventualmente, un'altra volta, diciamo così, dopo la vita. Probabilmente Gesù le intendeva tutte al presente. Cosa deve essere successo? Quello che succede anche a noi, perché le prime comunità hanno avuto le stesse nostre difficoltà, e che nel corso degli anni forse i primi cristiani, di fronte anche all'apparente impossibilità di realizzare oggi il piano di Dio, hanno poi spostato l'accento sul futuro, e i primi cristiani si chiedevano, ma il Signore ha detto che ritorna, quando ritorna? Un anno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento, duecento. Ma forse non intendeva che ritorna alla fine dei tempi. Questo è un qualcosa che i primi cristiani hanno avuto un po' di difficoltà a comprenderlo, hanno avuto più o meno gli stessi problemi che abbiamo anche noi. Che significa essere felici nella Bibbia? Significa semplicemente porre Dio prima di ogni altra cosa.
davanti a tutto e a tutti. E qui bisogna chiarire un modo diverso come noi occidentali e come gli orientali vedono la felicità. Noi occidentali vediamo la felicità come un obiettivo, una meta, scopo è essere felici. Quindi cosa facciamo? Facciamo delle cose, ci poniamo degli obiettivi con l'idea che una volta raggiunto l'obiettivo io sarò felice. Risultato, raggiungiamo l'obiettivo, non siamo felici. Noi siamo fatti così, io sarò felice il giorno che avrò un lavoro, il giorno che andrò in pensione, il giorno che i miei genitori, il giorno che c'è sempre un qualcosa che mi manca per diventare felici. Poi quella cosa succede, capita, ci accorgiamo, ah ma non era questa la felicità, c'è ancora un altro pezzettino. Perché per noi occidentali la felicità è un obiettivo, è la meta. Per gli orientali invece la felicità è il cammino, è la strada, non è l'obiettivo. Felicità è una parola ebraica, asher, che vuol dire avanzare guidato, avanzare guidato. La felicità non è la meta, ma è la strada che mi porta alla meta. Un uomo della cultura occidentale davanti a una montagna che fa la scala, dobbiamo salire sulla montagna. Un orientale si ferma a guardare e ad ammirare il paesaggio. Di fronte a un tramonto, un occidentale cosa fa? Cerca di fotografarlo, noi facciamo le foto, selfie, tantissime foto, perché vogliamo catturare l'attimo. Un orientale si siede, lo guarda e lascia che queste immagini gli entrino dentro. Sono proprio culture diverse, modi di intendere, e ovviamente dobbiamo partire da questo ovviamente presupposto per comprendere bene il senso anche di questo brano. La felicità è un cammino la felicità. Un'ultima annotazione, Gesù le ha vissute le beatitudini. Le beatitudini sono il ritratto di Gesù di Nazareth. Interessante perché poi le beatitudini non sono dei comandi, vedete i comandamenti, lo dice la parola stessa, sono dei comandi, devi, non devi, sono delle proposte. Il cristianesimo semplicemente propone, non sono una soluzione ai nostri problemi, sono un cammino. Chi mi segue lo sa, al mattino amo augurare buon cammino. Perché? Perché la felicità risiede nel cammino, semplicemente il cammino. Sono un invito sostanzialmente le beatitudini a guardare le cose da una prospettiva diversa e accorgerci che le cose non sono come sembrano. È questo di cambiare punto di vista. Per chi ha un cuore puro riesce a vedere Dio anche nella sofferenza, sì, posso vedere Dio persino nella morte, anche nella sofferenza più atroce posso incontrare Dio, sì, dipende dai punti di vista. I discepoli faranno molta difficoltà, Pietro, Giacomo e Giovanni non comprenderanno il senso della croce, cosa fa Gesù? Li porta alla trasfigurazione, li porta sul monte e dice vi faccio vedere la trasfigurazione, la croce da un altro punto di vista, dalla croce nasce la risurrezione, sarà quello il momento in cui tutti capiranno che io sono Dio. E porta proprio i tre, capiranno? No, infatti manco sotto la croce andranno, perché è difficile mettersi dal punto di vista di Dio, ovviamente, perché noi ci mettiamo dal punto di vista dell'uomo. Questa è la fede è guardare le cose con gli occhi di Dio, molto semplice di per sé, teoricamente, nella pratica è un po' più complicato, ovviamente. E alla luce delle beatitudini, Matteo cosa fa? Presenta tre immagini che delineano i tratti che deve avere chi vuole seguire il maestro. E usa tre immagini diventate famose. La prima è quella del sale. Dice, voi siete sale della terra. Voi sapete che fin dall'antichità il sale costituiva l'elemento base di un fiorente commercio. E a Roma si spargeva il sale sulle labbra dei neonati, così da proteggerli dai pericoli. All'epoca degli antichi romani si pagava con il sale, da lì viene la parola salario, che utilizziamo ancora oggi, il salario. Si vuole indicare che un qualcosa costa tanto, diciamo che costa in maniera salata, è salata perché ha a che fare proprio con questo, diciamo così, modo di intendere il sale degli antichi romani. Noi siamo sale. Il sale però ci ricorda Gesù che deve sciogliersi nel cibo, deve donarsi, altrimenti è inutile. È interessante. Gesù non dice voi siete il miele del mondo.
uno sdolcinato buonismo che rende tutto accettabile, ma un sale che si scioglie nelle scelte familiari e sociali. Cosa vuol dire che siamo sale della terra? Significa aiutare le persone a trovare il senso di ciò che accade. Questo dobbiamo fare, aiutare le persone a trovare il senso di ciò che accade. Noi dobbiamo insegnare alle persone a riflettere su ciò che vivono, a farsi domande, ad ascoltare Dio che parla attraverso gli eventi. Questo significa essere sapienti. La parola sapienza viene da sapere, cioè sapore, vuol dire assaggiare. Spesso si confonde perché si pensa che sapienza viene da sapere. No, viene da sapere sapore. Il sapiente è colui che ha sapore, che gusta la parola e gode del sapore della parola. Si diventa sapienti quanto si gusta, si impara dalle esperienze. Matteo però dice a un certo punto una cosa che di per sé è senza senso. Vi ricordate? Dice, se il sale perde il sapore, domanda, il sale può perdere il sapore? No, è scientificamente impossibile. Di per sé in greco non c'è perdere il sapore, c'è impazzire. Quando il sale impazzisce, e uno dice, ma perché me lo stai dicendo? È impossibile, il sale non può avere il sapore. Quindi teoricamente noi saremo discepoli, diciamo così, puntuali, precisi, senza avere troppi problemi. Matteo infatti non dice di perdere il sapore, dice di impazzire, e usa un verbo, che è appunto il verbo impazzire, che è lo stesso verbo che Matteo utilizzerà quando parlerà della casa sulla roccia. Cioè, nella casa sulla roccia, se vi ricordate, dirà a un certo punto, è pazzo colui che ascolta le parole del Signore ma poi non le mette in pratica. Da qui Matteo ci sta dicendo una cosa molto delicata, che si coglie solamente se lo leggiamo in greco, ma ovviamente non è che possiamo leggere in greco in chiesa il Vangelo. Dice, guardate che il sale impazzisce quando accogliamo con entusiasmo la parola ma poi non la mettiamo in pratica. Matteo ci sta dicendo, guarda che se tu non vivi secondo le beatitudini non servi a nulla. Semplicemente non servi a nulla se non vivi secondo le beatitudini. Il sale non si vede, ma se manca lo senti subito, ovviamente. E poi uso una seconda immagine, che è quella della luce. Per la casa palestinese la luce era tutto, non c'era ovviamente l'energia elettrica, e la luce, la lampada a olio, e per una povera casa era davvero tutto. Voi sapete che Dio, sapete che significa la parola Dio? Dio è una parola sanscrita che significa luce. E la luce noi l'abbiniamo sempre alla vita. Quando un bambino nasce diciamo che è venuto alla luce, vedete? E dare alla luce significa appunto nascere. Dio è luce, è una delle più belle definizioni di Dio, la troviamo in Giovanni. L'uomo è luce. Se ci pensate, è una delle più belle definizioni dell'uomo. Non solo Dio è luce, ma Gesù mi dice che anche l'uomo è luce. Bellissimo, eh? Allora è bello sapere che noi non dobbiamo sforzarci di essere luce, lo siamo già. Una candela accesa farà necessariamente luce. Voi non dovete dire una candela illuminati. La candela necessariamente illuminerà, non deve sforzarsi. Il discepolo che respira Dio naturalmente sarà luce. E siamo luce nel mondo, dice Matteo, per tutti. C'è un annuncio da portare a tutti. È interessante perché qui Gesù parla al presente. Siete sale, siete luce. Non dice sarete sale, sarete luce, potete essere. Cioè impegnatevi, noi abbiamo sempre questa idea che bisogna impegnarsi, sforzarsi. No, no, siete già, è una condizione che già nel presente viviamo. Tu già puoi essere sale, luce, sei già luce. Non devi fare nulla, devi vivere, molto semplicemente. E ci dice anche una cosa molto bella, che dobbiamo dire agli uomini che sono luce. Matteo ci sta dicendo, amico lettore, fai vivere tutta l'energia che hai dentro, risplendi, illumina questo mondo con la tua luce, devi portare luce lì dove non c'è. Fai vedere alle persone quanto sono belle, perché non lo sanno, e dobbiamo dirglielo, ovviamente. Quante persone si sentono imbruttite, peccatrici, non degne?
Diteglielo a queste persone che invece sono degne, sono persone belle, di essi è il regno dei cieli. Hanno bisogno di sentirselo dire queste persone. Ma se non glielo diciamo noi, ma chi glielo deve dire? Il discepolo è luce, qui c'è la terza immagine, ma anche lampada, cioè invitato a vivere la sua identità. Ed è interessante perché per la prima volta qui in Matteo Dio è presentato come padre, che nella cultura ebraica è colui che dà la vita. E qui ricorda, se vi ricordate, viene ricordato che la luce deve essere posta su un candelabro e non sotto il moggio. Il mio modo di vivere deve essere visibile, lo devono vedere tutti. Qui bando all'umilismo, non umiltà, umilismo. No, io sono umile, mi metto in un cantuccio, nessuno mi deve vedere. Gridatelo sui tetti, sulle terrazze, ha detto Gesù di Nazareth. Ben venga appunto la telecamera e dopo verrà riportato sui social, perché quanto più gente deve vederlo, deve ascoltare, non me ovviamente. Sto facendo questo esempio per dire che noi dobbiamo avere il coraggio di gridarlo sui tetti a tutti, non che dobbiamo andare in giro con i crocifissi per le strade, quello no, perché quello non ha nessun senso. Ma testimoniarlo semplicemente, quando possiamo, dove possiamo. Don Bosco mandava il bollettino salesiano, magari alcuni di voi lo riceve anche a casa, e quando a un certo punto gli chiesero: Don Bosco, a chi lo mandiamo? Don Bosco disse: a chi lo vuole e a chi non lo vuole. C'è un modo elegante, io lo mando, poi magari qualcuno lo butterà, qualcuno farà cosa vuole, qualcuno arrotolerà le uova, non so, ma non lo mando a tutti, gratuito tra l'altro. Ancora oggi il bollettino salesiano, che lo sa, viene ricevuto in maniera gratuita a chi lo vuole, uno sforzo economico enorme dei salesiani, ma perché dietro c'è questa idea: a chiunque lo vuole lo mandiamo, chiunque lo vuole, senza abbonamenti e senza nulla. E Matteo poi, che è il più moralista degli evangelisti, perché Matteo si rivolge agli ebrei, richiama il tema delle opere buone. Cioè Matteo qui sta ricordando che quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra. Quando l'uomo ama diventa luce, lampada ai passi di molti. Luce e lampada. Grazie. Ai passi di molti. Poi c'è un lungo brano, segue, è l'ultima parte che facciamo, è un brano sulla legge. Voi dite: ma come? Abbiamo appena detto che le leggi, le norme... Interessante perché Matteo le mette in maniera conseguenziale, non è un caso. Già l'altra volta vi dicevo, Matteo divide il suo Vangelo in 5 libri, ovviamente lui lavora questi libri. Il prossimo o fra 2, adesso non ricordo bene, quando vedremo delle parabole, lì verranno concentrate tutte le parabole, ma non è che Gesù ha detto tutte le parabole una volta, ovviamente. Anche adesso lui costruisce questa parte del Vangelo in maniera intelligente perché vuole trasmettere un messaggio. Prima le beatitudini, poi la legge. Quasi a dire: prima il Vangelo, poi la legge. Cos'è più importante, questo o il catechismo? Prima questo, poi il catechismo. Una volta una catechista in una parrocchia, non dico in quale parrocchia, disse ai bambini, siccome ero io presente perché avevo fatto un incontro ai genitori dei cresimandi, mi sembra, alla fine, o era all'inizio, forse prima comunione, non ricordo, comunque c'erano dei genitori, la catechista disse: allora quest'anno utilizzeremo come libro il catechismo e come sussidio la Bibbia. Dietro la schiena mi è venuto un brivido e con eleganza dovetti far notare che no, questo è il libro, come sussidio il catechismo, perché questa è parola di Dio, il catechismo non è parola di Dio. Matteo dice: prima le beatitudini, poi le leggi, le norme, tutte quelle che volete voi, perché quelle sono leggi degli uomini, questa Dio. E infatti lui, dopo che ha parlato delle beatitudini, dice: adesso parliamo anche delle leggi, perché abbiamo bisogno delle leggi, delle norme, come io adesso per venire qui ho guidato, come penso alcuni di voi, ho avuto bisogno dei segnali stradali, altrimenti mi andava a schiantare, quindi ho bisogno del semaforo rosso, del segnale, eccetera eccetera. Benissimo. Però qui Matteo ci sta dicendo, e questa cosa la sottolineo, vedete, più di una volta: amico lettore, guarda che se perdi di vista questa gerarchia rischi di leggere questa parola solo come una nuova serie di norme da osservare. Prima c'è il dono di Dio, poi la risposta dell'uomo.
In filigrana, noi leggiamo un problema che ha avuto certamente la comunità di Matteo all'inizio. Voi non dovete mai dimenticare che i Vangeli sono stati scritti perché si rivolgevano a una comunità, delle persone in carne ed ossa. La comunità di Matteo erano ebrei e avevano questo piccolissimo problema. Come faccio a passare dall'ebraismo al cristianesimo? Sono sempre ebreo? Questo salto come lo fa? Che fine fanno i comandamenti? Io sono ebreo. Valgono di più di meno, problemi che noi oggi non abbiamo perché noi veniamo da tradizioni cristiane, i nostri genitori erano cristiani, immagino, oppure comunque abbiamo vissuto in una cultura, diciamo così, cristiana, ma abbiamo questo piccolissimo problema. E per Gesù cambiare non significa disprezzare il passato, ma amarlo così alla follia da far emergere il bene che era già presente. Nei primi decenni la Chiesa ha avuto questo piccolo problema, lo traduco in maniera un po' semplicistica per farmi capire. Che fine facciamo fare l'Antico Testamento? È valido? Non è valido? Solo il Nuovo? Se vi ricordate quando abbiamo fatto ormai anni fa quei 6-7 incontri sulla Bibbia in generale, non a caso ho dedicato 3 incontri all'Antico Testamento, 3 incontri al Nuovo Testamento. Non sono partito subito col Nuovo, che questa idea di ormai è roba vecchia, antica, ma nel nuovo, nell'antico c'è un Dio brutto, cattivo, invece nel nuovo Dio misericordioso, non è proprio così, infatti Gesù non butta le ortiche l'Antico Testamento, dice lasciate perdere, via, partiamo col nuovo direttamente. I primi cristiani ebbero molta difficoltà a comprendere questo. Pensate agli ebrei di Matteo, qui siamo appena nell'anno 70-80 dopo Cristo, Gesù è morto da circa 50 anni, e il problema era abbastanza grande, anche perché c'era solo l'Antico Testamento, ovviamente il Nuovo non c'era ancora, iniziavano i primi scritti, c'era solo una piccolissima tradizione orale. E Gesù dice, questo è il brano in cui Gesù dice, avete sentito ma io vi dico, avete sentito ma io vi dico. Gesù però non toglie le norme, ma le porta avanti. Non elimina le regole, ma va al cuore di queste regole, le porta a pienezza. Cioè Matteo qui sta dicendo, cari ebrei, ma anche cari cristiani cattolici che avete le norme in testa, perché anche noi siamo così, guardate che il cristianesimo è la religione dell'interiorità e del cuore. Occhio a far passare leggi degli uomini per leggi di Dio, Io ripeto sempre questa battuta, ogni tanto qualcuno dice, ma è la legge di Dio, mi fai vedere dove sta scritta? O hai una Bibbia tutta tua? Gesù distingue tra le tradizioni degli uomini e quelle di Dio. Il Vangelo, ci dirà Matteo in tutto il suo Vangelo, guardate che non è un manuale di istruzioni, con norme e leggi già definite nei particolari solo da applicare. Lo dicevo prima, la bellezza ma anche la difficoltà del Vangelo è che ci invita a pensare con la nostra testa, stimola la nostra coscienza, non c'è qualcosa che si fa così, dipende. Il mio professore di metafisica diceva, tutte le domande rispondete sempre dipende, non sbagliate mai, e aveva ragione, provate a pensare, dipende dalle situazioni, da cosa, dai momenti, dai tempi, Questa è la bellezza del cristianesimo, ma anche la difficoltà, il primato della coscienza, che chiama però alla responsabilità del nostro vivere senza delegare a un legislatore esterno. Alla fine con Dio me la vedo io, perché Andrea mi dice, ma lui mi ha detto, ma il mio parroco mi ha detto, ma lì c'era scritto, non ce la caviamo così con Dio, Qualcun altro mi ha detto, ha a che fare con la mia coscienza. Certo, ripeto, fra un po' lo vedremo, i segnali mi aiutano, dopodiché poi rispondo io però. E Gesù cosa fa? Fa una cosa semplicissima, riprende ad uno i precetti e ne svela il senso profondo, eliminando ciò che la tradizione umana aveva aggiunto, perché la tradizione umana aveva aggiunto una serie di norme innumerevoli. Adesso le vediamo, mi verrebbe da dire più o meno come abbiamo fatto noi cattolici, che da pochissime leggi, norme, abbiamo aggiunto una serie di canoni e di leggi, di norme, forse danno un peso, forse in qualche maniera, alcune volte anche eccessivo, sui cristiani.
E lui cosa fa? Vuole portare a compimento la legge e i profeti, i primi due grandi, diciamo così, le parti della Bibbia ebraica, le leggi di Dio e la parola dei suoi servi, appunto i profeti. E cosa fa? Gesù dice: occhio, voi non dovete trasgredire uno solo di questi minimi precetti. Quali sono? I comandamenti? No. Di cosa stava parlando Gesù? Delle beatitudini. Quindi Gesù ci sta dicendo: occhio a non trasgredire una sola delle beatitudini. Che questi, infatti, non a caso li leggo insieme, perché questi brani dovrebbero essere, beh, come tutti i Vangeli, dovrebbero essere letti dall'inizio alla fine. E noi, io dico sempre, noi siamo l'unica, non so, l'unica fede, l'unica religione che chissà perché leggiamo i libri a pezzi. Io penso che tutti quanti voi, quando leggete un libro, leggete dall'inizio alla fine. Normalmente i libri si leggono così. Chissà perché i Vangeli è l'unico libro che noi ci permettiamo di leggere così. Un pezzettino oggi, uno domani, domenica leggerete un brano nell'Avvento, e noi abbiamo iniziato a leggere il Vangelo di Matteo dal capitolo 24. Io mi chiedo sempre alla gente: ma ha capito qualcosa? Perché il capitolo 24 abbiamo letto. Domenica leggeremo parte del capitolo 1, cioè andiamo avanti e indietro. Voi capite che si comprende solamente se uno l'ha letto tutto il Vangelo e capisce perché andiamo avanti e indietro, ma altrimenti se voi seguite l'ordine dei Vangeli, ma non vi raccapezzate in un anno liturgico. L'ultimo libro che ho scritto, il Vangelo di Matteo, di proposito l'ho scritto commentando tutto il Vangelo di Matteo, non prendendo prima domenica di Avvento, seconda, terza, eccetera, eccetera. Gesù quindi dice: occhio, non trasgredite uno solo di questi comandi. Quali? Le beatitudini. Gesù non sta invitando a rispettare le norme e i precetti della fede ebraica. Il mondo giudaico aveva aggiunto ai 10 comandamenti, penso ormai lo sapete tutti, 613 precetti, 613, e i famosi mitzvot. 240 sono obblighi, quindi 240 devi, 248, e 365, come i giorni dell'anno, divieti, non devi. Voi capite bene che osservarli era tecnicamente impossibile. Gesù dice: lasciate perdere, o meglio, occhio che questi sono come i segnali stradali, ma io vi chiedo un qualcosa di più, che non è nella quantità, è più di questi, ma è nella qualità, e sulla qualità della fede che voi dovete misurarvi. Cioè Gesù va alla sorgente, cioè vai al nocciolo, ciò che conta, non lascia perdere il singolo. Esempio: il giorno di sabato non puoi aiutare nessuno per strada. Gesù dirà una cosa banale, per noi oggi banale, ma se uno sta morendo e tu devi andare in chiesa, prima stai vicino a colui che sta morendo e poi se c'hai tempo vai in chiesa. Vedete, il cuore della legge è l'amore. Ma io non rispetto la norma, lo dico io in questa maniera, Gesù lo dirà in maniera teologica: chi se ne frega della norma? Prima l'uomo, poi Dio. Prima salva l'uomo per terra, il buon samaritano, prima lo salvi e dopo pensi, la legge poi ti dice che devi andare a recarti in chiesa, in sinagoga, eccetera, eccetera. E lui lo farà attraverso 6 antitesi. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Vedete, cioè, normalmente c'è sempre un però che rovina sempre una frase. Anche a scuola: suo figlio è bravo, veramente bravo, faccio il professore, sempre bravo, però non si applica, però potrebbe, c'è sempre un però che rovina sempre la frase. Gesù più o meno utilizza la stessa tecnica, dice, come a dire, guardate che finora si è fatto così, d'ora in poi però guardate che non sarà più sufficiente. Cioè Gesù ci sta dicendo: guardate cari ebrei, ma cari cattolici, non ve la caverete dicendo, ah, io ho osservato la norma, ah, io andavo tutte le domeniche in chiesa, sei contento? Dio dirà, chi te l'ha chiesto innanzitutto? C'è scritto che devo andare tutte le domeniche in chiesa? No, bene, perché andavi in chiesa? Questo mi chiederà, non se sono andato, quanto sono andato, sulla tessera appunti delle messe domenicali, quante te ne sei perse? Non gli interessa quante messe mi sono perso. Ma che ci hai fatto con quelle messe? Perché andavi? Capite che avrà a che fare col mio cuore, a che fare, non,
non con la legge, con le norme. Quando sento parlare del precetto domenicale, a me viene una fitta al cuore. Che vuol dire precetto? Cioè un obbligo? Come se voi chiedesse a qualcuno: sei obbligato ad amare? Chi di voi è sposato? Qualcuno sarà certamente sposato, immagino. Se vi dicessi che voi siete obbligati ad amare vostro marito o vostra moglie, voi direste: Paolo, ma che senso ha? Obbligato ad amare, l'ho scelto, cioè. Alcune volte magari lo faccio con fatica, vorrei mandarlo a quel paese, beh, quello sì, ovvio, in un rapporto d'amore ci sta, ma l'obbligo, spero che su di voi ami sua moglie e suo marito per obbligo. Invece con Gesù, chissà perché, con Dio ogni tanto usiamo questo termine. Però, dico io, c'è un però diverso. Mentre l'uomo, quando utilizza un però, è sempre per diminuire, ti amo tanto però, e quindi parte male, vuol dire che arriverà una cosa negativa, suo figlio è veramente intelligente, però, e gli arriva la bastonata. In Gesù, in Dio, scusate, il però annuncia sempre un qualcosa di più grande. Avete fatto adesso però, Gesù sale di livello, il suo è un però sempre che va più in alto, Cosa fa Gesù? A me piace questa metafora che utilizzo, che ho letto da qualche parte, non ricordo dove, però mi piace sempre riutilizzarla. Gesù è come Dio, scusate, è come un restauratore di mobili antichi. Non so se avete mai fatto restaurare un mobile antico. Non viene gettato via quel mobile antico, ma un restauratore lo prende con passione, lo riporta all'antico splendore. Gesù fa così con la legge, fa così con la Torah, la porta all'antico splendore. Li porta al senso della legge, al cuore della legge, che è l'amore. E poi Gesù concluderà, e concludiamo anche noi, con una igiene delle parole. E Gesù a un certo punto dirà: sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Gesù dice: guardate, non mi tirate in ballo in discussioni che non c'entro con voi, innanzitutto. Quando si parla del tributo di Cesare, Dio dice, non mi tirare in ballo, sono cose vostre, sono cose degli uomini, noi abbiamo sempre Dio in bocca per qualsiasi cosa, sempre Dio in bocca, e c'entra dappertutto, nelle guerre, nella sanità, nell'economia, c'è sempre Dio dappertutto. Gesù dice, non mi tirate in ballo, ma quando parlate di me, verrebbe da dire, scegliete con cura quello che dite. E mi è piaciuta una frase che mi è sempre piaciuta, posso andare a riprenderla, di Alda Merini, che diceva: scegli con cura le parole da non dire. Bellissimo, scegli con cura le parole da non dire. Noi dobbiamo proprio fare una... Il credente non è colui che accontenta tutti con le parole. E con misericordia, per carità, ma il cristiano è colui che dice le cose come stanno. Ovviamente annuncia la verità, ma senza tergiversare, senza girarci troppo attorno. Il cristiano è uno che parla poco, quando lo fa è solo per dire il bene. Don Hermes Segatti proprio diceva che un libro non dovrebbe mai essere, e io già questo ho peccato ovviamente, dovrebbe mai essere più lungo di un Vangelo. Dovrebbe mai essere più lungo di un Vangelo. E ha ragione, per dire, alcune volte noi diciamo anche adesso, no? Ho detto tante parole per dire le cose semplici. Gesù è molto più sintetico di me. E noi dovremmo sempre di più, come posso dire, soffermarci economizzando le parole, utilizzare sempre meno parole. Noi invece ne utilizziamo sempre tantissime. Alcune volte dovremmo anche utilizzare il silenzio. Ricordavo in un incontro, qualcuno c'era qualche giorno fa, ed è il Vangelo che ascolteremo domenica, di Giuseppe, la bellezza del silenzio. Questo è il silenzio che noi ormai abbiamo perso tantissimo. Abbiamo paura, un'enorme paura del silenzio, perché il silenzio è qualcosa di insopportabile. Dobbiamo sempre riempire il silenzio. E qual è la bella notizia di questa parte? Concludiamo, perché sapete che il Vangelo è bella notizia. È che la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Se la legge mi serve, bene, se la legge non mi serve, via. Ma la detta la può dire chi volete voi. La legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Chi te lo dice?
parola del Signore. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. È chiaro? La legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. E quello che Gesù è venuto a donarci non è una legge, la bella notizia. È bello vedere e sapere che Dio non ci obbliga, dona, e ciò che ci comanda prima ce lo ha concesso. Dio ci concede l'amore e ci dice semplicemente di vivere con amore e di donarci amore se vogliamo vivere felici. E questa è la formula della felicità. Direi che adesso... Chiedevo anche, è vero che anche la salaria, la strada è dovuta al fatto che lì cosa c'era? C'era una cava di strada, cosa c'era? Esattamente sì, esattamente sì. Portava verso zone con... Esattamente sì, sì, sì. Era piena di sale quella zona. Sargento, sale, non sale marino, ma cave di sale comunque. Sì. C'è una domanda? Sì, si sente così. Buonasera, sono 3 anni che manco dalle sue conferenze, sono sempre un po' in polemica. Allora, volevo, mi viene in mente Salvifici Doloris di Giovanni Paolo II, no? Lì si dice: nella sofferenza è contenuta la grandezza di uno specifico mistero. Quindi, anche da esperienze personali, io ho sempre pensato che le persone che hanno avuto, ed è un paradosso, no? La buona esperienza della sofferenza è come se avessero acquistato una sapienza, un'empatia, una comprensione più elevata. Ricordo che Edo Risatti una volta disse che la sofferenza è come un carburante. Quindi senza arrivare forse al cilicio, no? Quindi mi provoco per sofferenza in questo modo. Però non la vedo come un'esperienza negativa a prescindere. Questa è la prima considerazione. La seconda è che lei dice: non abbiamo bisogno di essere più buoni, ma amarsi semplicemente, no? Gli uni con gli altri. È lo stesso Vangelo di Matteo, però, quando si dice accogli il povero, sfamalo, vai ad assistere il moribondo, il carcerato. Non sto mettendo in atto, quindi proprio l'atto pratico, l'essere buono, amando, cioè dove si estrinseca poi l'amore nell'altro senza l'essere buono. Queste due considerazioni. Sì, la sofferenza... E dipende uno come riesce a viverla, a gestire. A me quello che premeva, perché quello che Matteo ci diceva adesso, è la ricerca della sofferenza, che appunto non è di per sé salvifica, nel senso che dipende come vivi. Io ho visto persone come lei, ma credo come un po' tutti, che hanno fatto una bruttissima esperienza della sofferenza, anzi, la sofferenza li ha fatti allontanare dalla fede addirittura, e altri invece che hanno fatto... della sofferenza, addirittura sono riusciti a vedere nella sofferenza, penso a padre Massimiliano Kolbe, Stein, persone che Kolbe, che addirittura nel campo di Auschwitz, attraverso la sofferenza, riusciva addirittura a lodare Dio, e dipende effettivamente dall'esperienza che si fa. Certamente la sofferenza non è qualcosa da ricercare, questi Vangeli ce lo diranno in lungo e largo, la ricerca della sofferenza come se fosse qualcosa quasi da rincorrere. La seconda domanda risponderemo nell'ultimo incontro, quando vedremo Matteo capitolo 25, però lo accenno brevemente, lì ci vedremo a giugno però, quello è un brano, il cosiddetto giudizio universale,
parlo di cosiddetto perché non è un giudizio universale, e lì Matteo risponderà a una domanda: come fanno a salvarsi, diciamo così, ad incontrare Dio coloro che non hanno mai incontrato Gesù di Nazareth? E risponderà a questa domanda. Quindi state già intuendo in parte la risposta, perché poi dirà: avevo fama, avevo sete. Cioè, come fanno? Quelli hanno mai sentito un ebreo, un musulmano, si salverà? E l'ateo? Come andrà in paradiso l'ateo, visto che a messa non viene, i sacramenti non li riceve? Potrei andare avanti così. E Matteo risponderà a questa domanda attraverso... Io penso che se uno si è comportato bene può essere anche migliore. Può essere anche musulmano, ebreo, o olandese, o quello che è, o anche forse gnostico, o anche forse buddista. Può essere molto migliore di un cattolico che è andato sempre a messa, che magari ha vissuto peggio e ha compiuto atti peggiori rispetto a... Matteo sarà proprio esplicito, sarà ancora più, o meglio Matteo attraverso Gesù di Nazareth sarà proprio esplicito, eh? E lì sarà proprio una bella sorpresa, davvero una bella sorpresa. E qual è la sorpresa? L'ultimo incontro a Giulia, la sorpresa. Scusi, io volevo chiedere una cosa. Un microfono, un giorno a messa il prete, cioè, stava parlando delle prostitute, e le prostitute vanno prima in paradiso delle altre persone. Ma è vero questo? Eh? È vero? È il Vangelo. non l'ha detto il prete, è il Vangelo. Dice: vedrete prostitute pubblicani, è peggio ancora la frase, passarvi avanti nel regno dei cieli. E mi verrebbe da dire: è sempre proprio l'ultimo incontro. Per questo ho detto: l'ultimo incontro ne vedete delle belle, ne vedete proprio delle belle, prostitute, pubblicani, aggiungo io terroristi, ne vedrete delle belle. Quindi, perché salvati e tutti andranno è la bella notizia del Vangelo, altrimenti quale sarebbe la bella notizia? Come disse una volta una catechista, la bella notizia è che se mi comporto bene vado in paradiso, se mi comporto male c'è l'inferno. Dice: scusi, qual è la bella notizia? Non l'ho capita. Quella è proprio la bella notizia, che infatti vedremo, adesso, alla fine lo dico pezzo pezzo, vedremo nel capitolo 25 di Matteo, sarà proprio questa la bella notizia. Quindi dovete venire all'ultimo incontro a giugno, potete anche saltare i prossimi, ci vediamo a giugno. Si sente lo stesso. No, le beatitudini sono ignorante, dobbiamo aspettare a giugno, o devo andarmi a cercare? Sì, allora, oggi ho commentato praticamente quattro brani, noi non li leggiamo tutti. Gliele leggo, le ripassiamo, non li leggo perché a te sarebbero lunghi i brani, solo per quello, non li leggo, però apro una parentesi: se leggete Luca e se leggete Matteo andate in crisi, perché le beatitudini non sono le stesse. Allora, intanto vi metto un po' in crisi e poi tanto poi me ne vado, mi vedete fra due mesi. Anche lì bisogna capire bene, perché ovviamente anche Luca adatta le beatitudini a coloro che ha davanti, perché se uno le mette così dice: ma Gesù quante ne ha dette beatitudini? Perché secondo Matteo sono 8, secondo Luca sono 4. O Gesù se le era dimenticate? C'è qualcuno, poi me le ricordo. Questo materiale, ovviamente, gli evangelisti lo utilizzano a loro piacimento. E anche il Padre Nostro, non so se lo sapete, abbiamo tre versioni diverse del Padre Nostro. Probabilmente quello di Matteo è quello, forse quello che davvero Gesù ha detto, probabilmente. Ma non ci cambia la vita, vedete che anche lì andiamo al succo del discorso. Sono beati i poveri in spirito. Apro subito una parentesi, scusate, Luca dirà beati i poveri. Punto. Perché Luca parla dei pagani, Luca dice: che gli dico questo in spirito, questo atei, beati i poveri, quindi povertà materiale, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Qui adesso una domanda lunghissima, da una risposta brevissima che andrebbe commentata insomma in lungo e largo. Dio non è giusto, Dio è sovragiusto e la sovragiustizia in Dio si chiama misericordia. Quando noi parliamo della giustizia, occhio a non intendere la giustizia come la intendiamo noi. Se vi ricordate l'altra volta, ormai sono passati 2 mesi, si dice che Giuseppe era un uomo giusto, ma Giuseppe è un uomo giusto, nella Bibbia giusto è colui che rispetta la legge. Giuseppe, se vi ricordate, è giusto perché non rispetta la legge. Giusto significa dare a ciascuno il suo, ma questa è la nostra giustizia. La giustizia in Dio si chiama misericordia. Dio ci giudica, a proposito di giustizia, ci giudica amando. Quindi quando noi diciamo arriverà la giustizia di Dio, dovremmo dire arriverà la giustizia di Dio. Che bello, arriverà la giustizia di Dio e sarà misericordia per tutti. Ma come si fa a amare tutti? E iniziando, direbbe Madre Teresa di Calcutta, iniziando ad amare in famiglia, iniziando ad amare il tuo vicino. E infatti sempre alla fine Matteo dirà avevo fame, avevo sete. E il Signore non mi chiede di amare tutti, occhio, anche sta roba qui, capiamola bene, mi chiede di amare tutti. Il Signore mi chiede di amare colui che è al mio fianco. Il prossimo, adesso non ricordo se l'ho scelto come brano perché ho dovuto fare delle scelte, il prossimo non è il bambino che è in Madagascar, in Africa, o il terrorista che sta chissà dove. Il mio prossimo è colui che in questo momento siede vicino a me. Il mio prossimo in questo momento si chiama Angela, non è nemmeno lei. Capitemi cosa voglio dire, è colui che mi sta accanto, il samaritano, se vi ricordate. Se mi chiedi amare di volta in volta colui che mi è accanto, altre volte ce la farò, altre volte non ce la farò, pazienza, pazienza. Mai nessuno che sorride, è una domanda che spesso si fanno le persone. In questo la Chiesa dice fate voi, volete crederci, credete, vi aiuta, aiuta per la fede, beh, non aiuta, oh, pazienza. Ma se il mio collega ha un tumore, è andato fino a Civita Vecchia, diceva chissà mi guarisce. Meno male che i Vangeli non parlano di questo, ecco, mi limito alla parola di Dio, così mi salvo in calcio d'angolo. Si può fare per avere la felicità terrena, che dice che la felicità è qui ed ora, anche secondo Gesù deve essere anche l'economia. Mettendo in pratica le beatitudini. Mettendo in pratica le beatitudini. Gesù questo ci dice in maniera molto semplice: metti in pratica le beatitudini e sarai felice qui. Quindi cerca di essere povero in spirito, devi essere mite, misericordioso, avere essere puro di cuore, un operatore di pace, vivere come Gesù semplicemente. Possiamo farlo? Di più anche. Gesù dirà, voi farete cose più grandi di me. Voi farete cose più grandi di me. Devo vivere come Gesù. Possiamo fare anche di lui, anche l'ha detto lui, parola del Signore. Mi fai mente.
è il caso di dire parola del Signore, farete cose più grandi di me, certo. Noi possiamo fermare la guerra, possiamo fermare la fame nel mondo, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Tutto quello che vogliamo. Basta volerlo.